Salve a tutti amici cinefili e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Fuori Casa Cose Appena Viste. Sono qui al Sisto, purtroppo senza Silvio che salutiamo, non è potuto essere qui con me a vedere Lady Bird di Greta Gerwig, scritto e diretto da Greta Gerwig con Saoirse Ronan e Timothée Chalamet, anche se il buon Chalamet compare in una parte, in un ruolo certamente molto più piccolo rispetto al film di Guadagnino nel quale lo abbiamo ammirato qualche settimana fa. Perché sono venuto a vedere Lady Bird? Perché è ovviamente l'ultimo candidato all'Oscar come miglior film che mi mancava, e sì, perché ormai quel percorso che è iniziato da diversi mesi, esattamente dal maggio scorso credo, quando uscì Scappa Get Out di Jordan Peele, oggi si conclude e quei film che sono stati scelti per essere candidati come miglior film li ho visti tutti prima del 4 marzo, cioè prima di domenica 4 marzo, quando ci saranno quando ci sarà la cerimonia di premiazione e della la consegna dei premi Oscar, dell'ambita statuetta. Cosa dire di questo Lady Bird? Che a mani basse vince la palma di film meno interessante e meno bello tra quelli candidati. Un film assolutamente, non voglio essere cattivo, trascurabile o comunque carino, sì, una commedia di formazione come ce ne sono, come le abbiamo viste tante, che la Gerwig scrive con carinerie varie, disseminando la vicenda di carinerie varie. Ci sono degli spunti e delle cose anche interessanti, soprattutto il rapporto madre-figlia, perché la storia è di Christine McPherson, che si fa chiamare Lady Bird, nel suo ultimo anno di college e di scuola e i primi giorni di college. Lei, che è di Sacramento, ha lottato con le unghie e con i denti per avere praticamente la chance di frequentare un college nella East Coast, cioè a New York, e alla fine ci riuscirà. Faccio questo spoiler perché si capisce dall'inizio che alla fine lei ci riuscirà. È una commedia, insomma, che sebbene non sia zuccherosa, sebbene non sia fastidiosa, sebbene non sia detestabile come alcune volte capita con le commedie americane statunitensi, si lascia guardare, per carità, e non è memorabile, questo è poco ma sicuro. Ha una scrittura molto lineare ma soprattutto molto superficiale. Nessuno riperde gli spunti che pure la Gerwig ha in qualche modo inserito nel suo film, nessuno di questi spunti viene approfondito. C'è ovviamente l'insieme di tutte i luoghi comuni e i topoi tipici dell'ultimo anno di scuola nei film statunitensi, nei teen movie statunitensi che abbiamo visto tante volte. C'è il ballo, c'è l'amicizia con l'amica del cuore, poi in realtà si cerca l'amica trasgressiva, ci sono le prime storie d'amore, c'è la perdita della virginità, c'è il ballo di fine anno, c'è il teatro, c'è il rapporto con i professori. Nessuno di questi aspetti viene approfondito. In più c'è il discorso della religione, che sarebbe interessante, il rapporto con la religione, anche questo rimane in superficie. Va detto che la comunità di appartenenza della protagonista Christine è una comunità cattolica, e che frequenta una scuola cattolica, la nostra Christine, che ha tutta una serie di problematiche, ma nessuna di queste viene approfondita. La cosa fastidiosa che alla fine disturba è che le varie marachelle o le varie problematiche o le varie azioni, e questo è il problema, che le varie azioni dei personaggi, soprattutto della nostra protagonista, raramente hanno le variazioni delle conseguenze rimarchevoli. Non c'è il dramma in questo film, non c'è la molla che fa scattare l'empatia o che fa scattare la preoccupazione, che fa scattare anche la voglia di seguire con attenzione quello che sta avvenendo, seppur divertendosi. Commedia non significa assenza di approfondimento, intreccio, drammatizzazione, assenza di approfondimento. Se poi pensiamo che la nostra Greta Gerwig, sceneggiatrice e regista, nonché attrice, la 32enne Greta è anche attrice, anche se in questo film non compare, almeno io non l'ho vista neanche in un cameo, la nostra Greta è la compagna di Noah Baumbach, cioè voglio dire
di cotanto enfant prodige del cinema americano, e non mi sembra che questa vicinanza con Baumbach abbia sortito effetti positivi. Se pensiamo alle commedie di Baumbach, il Woody Allen dell'era moderna, in poche parole, con tutto il rispetto per Woody Allen, ci rendiamo conto che lì, insomma, la struttura e la sceneggiatura, ma anche delle commedie di Baumbach, cioè sono qualcosa di straordinariamente elaborato, e che anche la risata nasce la riflessione, la risata, il sorriso, nascono da una struttura e da una costruzione anche complessa e gratificante per lo spettatore. Qui invece la superficialità delle vicende alla fine sconcerta, perché le nomination, e se si pensa alle importanti nomination che questo film si è portato a casa, l'Academy qui ha individuato il gioiellino, sarebbe in teoria, su cui puntare il piccolo film, peraltro prodotto dalla A24, questa casa di produzione che sta sostituendo la Miramax praticamente nell'industria indipendente americana. Bene, questo film è piaciuto tantissimo ai membri dell'Academy, probabilmente più perché è scritto e diretto da una regista esordiente comunque e appartenente al gentil sesso, più che per le sue virtù intrinseche di film, che non sembrano essere così rimarchevoli e, ripeto, notevoli. Eh sì, perché ormai Kathryn Bigelow è stata premiata, è stata, insomma, le sono state riconosciute tutte le qualità dall'Academy, e quindi si è voluto in qualche modo voltare pagina, si è voluto in qualche modo scoprire un nuovo talento femminile, si è puntato su questa regista che, sì, forse un domani riuscirà a trovare ispirazioni più profonde. Per il momento ci regala una commedia che, nella migliore delle ipotesi, possiamo giudicare godibile. La nostra Saoirse Ronan è bravina, per carità, si dà da fare e sfodera il repertorio dell'attrice talentuosa americana, che, insomma, dalla sua diverse frecce, e quindi lo sguardo innocente, e quindi le scene, insomma, che vanno dall'isteria alla tenerezza, tutto il ventaglio, tutto il repertorio del bravo attore americano è sapientemente messo in mostra dall'attrice, che infatti, insomma, ha avuto anche delle nomination, dei riconoscimenti, quindi significa che l'astuzia con cui il copione è stato messo a punto per esaltare le doti della protagonista è stata in qualche modo ricompensata. È un film furbo, per carità, è un film furbo in cui il ruolo femminile, non solo della protagonista ma di tutte le varie comprimarie del gentil sesso, diventa determinante, perché abbiamo proprio tutta la galleria della giovinezza rosa statunitense, quindi la ragazza impacciata perché non ha le forme di una top model, la ragazza poco di buono che sfida le regole e le convenzioni ma in realtà è benestante, abbiamo la ragazza taciturna che però regala perle di saggezza, insomma c'è tutto la solita galleria a cui siamo abituati, quindi veramente i luoghi comuni si inseguono e si affastellano in modo, non dico fastidioso, ma quantomeno prevedibile sicuramente, però sterile, perché l'uso del luogo comune, del cliché, mi sta anche bene, anzi io sono uno di quelli che cerca sempre di apprezzare il modo sapiente in cui il luogo comune poi viene reinventato, riscritto e rifunzionalizzato, ma qui si tratta veramente di una, alla fine, di una rivisitazione opaca per certi aspetti, più delle volte, di qualcosa di già visto
Ci sono, ripeto, degli slanci che possono sembrare interessanti, possono anche essere interessanti, e che sono legati molto spesso al rapporto familiare tra la protagonista Christine e i genitori, tutti e due i genitori, sia la madre che ha ottenuto la nomination come attrice non protagonista, meritatissima, questa sia la madre veramente riesce ad essere un personaggio incisivo e particolare, ben caratterizzato, e il padre che sottotono in sottrazione ci regala uno spaccato di uomo americano di mezza età che deve in qualche modo reinventare se stesso, conoscendo un percorso anche ben descritto. Quindi, se vogliamo, sono i genitori di Christine i due personaggi più interessanti di questo film, che dovrebbe essere un film che parla di giovinezza, di sogni da inseguire, che dovrebbe essere un romanzo di formazione, dovrebbe essere un film anche di pieno di riti di iniziazioni in qualche modo, che parla del diventare adulti nell'America del 2002-2003, quindi siamo all'indomani delle Torri Gemelle, e questo dovrebbe avere un peso nel film, ma non si capisce bene che peso abbia. Anche qui è molto cornice, poco sostanza, è molto fumo e poco arrosto il fatto di aver scelto il 2002-2003 come anno simbolico in cui ambientare questo momento di passaggio per la vita della protagonista, e quindi anche la scelta di New York eccetera non lascia il segno, non colpisce a dovere lo spettatore. Ripeto, i genitori rimangono la cosa migliore di questo film, e come sono caratterizzati anche per il tipo di azioni e di mentalità e di psicologie che riescono ad incarnare, rappresentando una famiglia piccolo borghese che si vede precipitare sul non dico sul lastrico, comunque in una situazione di difficoltà economica a causa del licenziamento di lui, del marito. In questa situazione, ovviamente, pur essendo in un ambiente cattolico, la mentalità protestante americana comunque sotto traccia si muove, il dio denaro ha fatto breccia nel cuore di questa famiglia che vive dalla parte sbagliata del binario, quindi diventa un'ossessione, una preoccupazione. Ripeto, sarebbe stato interessantissimo il discorso sulla religione, sarebbe stato interessantissimo il rapporto con Dio se fosse stato approfondito meglio. Rimane in qualche battuta, rimane in qualche scena questa dialettica, questa presenza della religione nella vita della protagonista, come qualcosa di imposto, come qualcosa di scoperto, come qualcosa di introiettato, di diciamo così ignorato anche, ma ripeto, il sassolino è gettato, ma riesce a muovere pochissime onde nello stagno della drammaturgia, della narrazione di questo film, che rimane anche da questo punto di vista un vorrei ma non posso, rimane una promessa non mantenuta, rimane qualcosa che di ammiccante, anche che suggerisce, ma nel senso più superficiale del termine, è quello che suggerisce veramente troppo poco rispetto a quanto si poteva fare, ma non è stato fatto. Quindi è un film che vuole forse dire troppo e finisce per non dire nulla, accenna tante cose senza approfondire nessuna, non sa creare mai il dramma, seppure della comicità, perché nella comicità ci può essere dramma, perché no? È difficile fare una commedia intelligente, sofisticata, che sappia tenere testa l'attenzione e che sappia approfondire alcuni temi. Ecco perché far ridere è più difficile che far piangere, questo l'abbiamo sempre detto, l'hanno sempre detto tutti, è una verità sacrosanta, sia a teatro che al cinema, i geni della commedia sono pochi, e capiamo quindi ancora di più che non ci si può inventare commediografi dall'oggi al domani, autori di commedie dall'oggi al domani o autrici di commedie dall'oggi al domani. Ci troviamo di fronte quindi a un film che mi ha convinto molto molto poco, e che è un film che fatico a vedere nella lista dei miglior film dell'Academy. È una scelta anche politica, l'Academy fa così, ogni premio è politico e quindi anche l'Oscar è giusto che sia politico. Non condivido questa scelta io personalmente. Vedere fuori Baby Driver e Blade Runner 2049 dalla lista dei migliori film e dentro Lady Bird fa venire la tristezza, però tant'è, ci consoliamo con quello che di buono gli altri film candidati, da Scappa Get Out a Dunkirk
al filo nascosto, a Chiamami col tuo nome, a The Post, a Tre manifesti e Big Missouri e alla Forma dell'acqua ci hanno regalato. Quelli sono veramente film che non hanno niente da invidiare a Baby Driver o a Blade Runner 2049. Sono veramente opere maiuscole che non hanno non alimentano rimpianti. Questo Lady Bird sì, perché a questo punto, mi dispiace dirlo, sarò un passatista, sarò uno che ama sempre le cose vecchie, però la buona Catherine Bigelow, a quanto ho letto e a quanto vedrò nelle prossime settimane, perché l'ho già ordinato ma mi deve ancora arrivare, l'ho perso in sala, non arrivò in sala da noi e quindi l'ho perso non per mia colpa, Detroit della Bigelow, da quello che so e da quello che ho letto è molto superiore a questo, quindi forse puntare sull'usato garantito sarebbe stato meglio, se proprio bisognava infilarci la candidatura, la quinta candidatura ad una regista donna, e se proprio bisognava nominare come miglior film un film diretto da una donna. Detroit della Bigelow, come dissi prima delle nomination, non sottovalutiamo Detroit della Bigelow, potrebbe essere recuperato in chiave femminile, cioè era una cosa che speravo, non si è avverata, ci è toccato vedere questa opera, secondo me molto discreta, per non dire mediocre, della nostra Greta Gerwig. È una piccola delusione, perché mi aspettavo qualche guizzo più vitale, invece mi sono trovato dinanzi a un teen movie, a una commedia di formazione carina nel senso proprio peggiore del termine, che per carità si lascia guardare, 96 minuti, ha il pregio almeno di una durata non eccessiva, e anche ci sono anche dei tagli di montaggio carini verso la fine, ci sono le parole, ci sono i dialoghi, alcune volte si accendono di qualche barlume di tenerezza, c'è Chalamet che insomma ci fa capire una cosa importante, quando il regista forse è bravo, comunque sa muoversi, l'attore viene esaltato e viene portato lungo un percorso. Quando si tratta di un'attrice, di una regista, di un regista insomma un po' più impacciato, più impreparato, perché magari alle prime armi, io cerco sempre di mettere a fuoco, scusate, eccoci qua, allora lo stesso attore può rendere molto molto di meno dinanzi alla macchina da presa. Questa almeno è l'impressione che ho ricevuto guardando questo film, dopo aver visto Chiamami col tuo nome, che ho apprezzato non poco. Quindi niente, sono felice però di aver visto tutti i film candidati per l'Oscar più importante prima della premiazione, che avverrà domenica notte, e ci saremo, anzi nella notte fra domenica e lunedì, e ovviamente io me la gusterò, almeno avendo dalla mia la consapevolezza di aver visto tutti i film candidati alla statuetta principale. Non ho visto, ovviamente non sono usciti tutti i film candidati ancora, perché Tonia uscirà il 22 marzo, perché c'è Molly's Game che ancora non è uscito, alcuni li ho persi o li devo recuperare, Coco lo devo recuperare, Greatest Showman non l'ho visto, è uscito in questi giorni, credo settimana scorsa, The Disaster Artist, che però dalle mie parti non è arrivato, quindi l'ho perso mio malgrado senza averne colpa, e mi è dispiaciuto, perché sarei stato molto curioso di vederlo, ma in Italia ha avuto una distribuzione molto 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 risicata. Qui al Sisto c'è anche Red Sparrow e c'è anche l'ultimo di Polanski, che mi attirano non poco. Cercherò la settimana prossima di venire a vedere almeno uno di questi due, sperando che non vengano tolti a causa della scarsa affluenza. Staremo a vedere gli incassi, staremo a vedere come andranno le cose, magari diremo qualcosa degli incassi domenica mattina durante la diretta di Non Solo in Sala, alla quale vi invito di intervenire, di partecipare, eccetera. Quindi è veramente tutto, ho detto tutto quello che volevo dire su Lady Bird, un film che va comunque visto, ma che dal quale io non sono stato colpito e folgorato come mi sarei aspettato,
e anzi rimango abbastanza perplesso. Ditemi invece voi cosa ne pensate di Lady Bird, cosa ne pensate di queste nomination, cosa ne pensate anche di questa recensione, se vi ha fornito qualche spunto di riflessione interessante. Ditemi tutto quello che volete nei commenti, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, mettetelo anche se non vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale, vi rinnovo l'appuntamento alla live di domenica mattina per Non Sono in Sala, alla quale live credo parteciperanno anche i nostri cari amici Silvio, Fabrizio, Simone, forse, non lo so, incrociamo le dita e speriamo che siano liberi da impegni. Comunque vada, la settimana prossima ci sarà l'aggiornamento del ritardo del quale chiedo scusa enormemente, doveva uscire ieri l'aggiornamento ma lo sto ancora girando, intanto esco fuori fuoco in continuazione, questa è una recensione fuori fuoco, vi chiedo scusa del ritardo con cui comparirà l'aggiornamento del bimestre gennaio-febbraio sul canale, ma ho avuto veramente tantissimi impegni e tantissimi imprevisti, quindi lo sto praticamente registrando a pezzi, mi manca veramente l'ultimo pezzo, poi lo monterò e lo caricherò sul canale, magari uscirà prima di questa recensione o dopo, e comunque io approfitto per rinnovarmi le mie scuse. Che altro vi devo dire? Niente, sì, iscrivetevi al canale e soprattutto non dimenticate la cosa più importante, che vi direbbe anche Greta Gerwig e anche Noah Baumbach e che vi direbbero anche tutti i membri dell'Academy, e cioè pedinatevi.